cosa sulla Juve che ho verificato dopo averti detto di Huijsen, con l'inserimento di Stoccarda e Wolfsburg che possono offrire i soldi che la Juve chiede. È stato proposto alla Juve Gudmundsson, ma non riscalda molto al momento. Se partono due, se dovessero partire sia Chiesa che Sulè, i tre nomi sono Galeno e Pepe, entrambi costosi, ne avevamo parlato 3-4 giorni fa, del Porto, ma piacciono molto, soprattutto Pepe e Sancho. Quindi l'idea è di fare due esterni, non tutti e due quelli del Porto che costano una tombola ed hanno una clausola, chiaramente dopo le entrate, più Sancho se avrà la pazienza di aspettare, perché oggi la Juve ha due priorità, Todibo e Koopmeiners. Sancho è fortissimo, lo sappiamo, e anche quei giovani hanno una grande qualità. Sono contento perché la Juve sta tornando a fare la Juve, e quindi, come dicevamo anche prima, Juventus, Inter, Milan se la giocheranno alla pari, aggiungiamo l'Atalanta, Napoli di Antonio Conte, e io voglio metterci anche il mio Bologna, te lo posso mettere, o è difficile? Per lo scudetto? No, per lo scudetto no, ma per la zona Champions. Se allargato un po' troppo, vabbè, anche il Como. Il Como sì, sta, per lo Fabregas, mettiamoci il Como per lo scudetto. Te lo posso dire. No, però okay, vedremo sicuramente un bel campionato. Sicuramente. I nomi che faceva Alfredo in chiave Juve, quale è quello che ti riscalda di più? No, ma l'ho detto prima, che Todibo mi riscalda, Como, perché comunque è un difensore forte, Koopmeiners lo conosciamo, e Sancho, se arrivano quei giocatori che piacciono a me, Michele, tu lo sai, quando siamo fuori onda che ti dico giocatori da strappo, sono quelli, abbiamo visto con i vari Nico Williams, Yamal, Saka, cioè Leao, perché Leao? Quelli sono quelli che ti piacciono, lanciano la palla e vanno più veloce della palla. Perché sono quelli che ti fanno vincere le partite, quelli che poi quando la partita è bloccata fanno saltare Chiaro il banco, ti mette le ali? Fanno saltare gli schemi, e dunque deve avere un gioco organizzato, ma poi dopo scarichi sugli esterni e loro ci pensano loro a trovare le soluzioni. Senti, domani scopriamo un po' il Monza, ancora pochi acquisti? Ma non lo so, il Monza sono...